Le iniziative queste sono importanti perché si dà modo di confrontarsi. Per noi questa è stata una situazione in cui abbiamo non solo condiviso il nostro pensiero, ma abbiamo portato delle nostre scritte a parlare con noi in modo aperto, senza filtri di assemblee o organi istituzionali, e abbiamo esteso questo discorso anche ai nostri vicini italiani con gli ordini provinciali qui limitrofi. E domani avremo anche l'ordine nazionale, quindi il vicepresidente che ci parlerà anche un po' di queste questioni a più alto respiro. Questi eventi bisognerebbe farli un po' più con serenità, secondo me, nel senso che dobbiamo capire che è un motivo di confronto che non può essere vincolato da pregiudizio, ognuno deve essere un po' disposto ad ascoltare gli altri, perché in questo momento anche questo evento ci ha fatto rendere conto che alcune iscritte, nostre colleghe, preferiscono mantenere una linea neutra perché hanno raggiunto un equilibrio anche con la situazione maschile della professione. Invece qualcun'altra ha piacere un attimo di differenziarsi, di darsi una connotazione più al femminile perché credono che ne valga la pena. Io non dico cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, siamo qui per ascoltare tutti e per dare la possibilità ad ognuno di esprimersi come anche la società adesso vorrebbe. E quindi io penso che questi incontri, che sono anche difficili da gestire, dovrebbero andare avanti in modo sereno per poi dare a tutti la possibilità almeno di esprimersi, di capire cosa ognuno intende per professione, perché anche questo non è un luogo comune, ma ognuno di noi la sente in un modo diverso. Noi, proprio per la nostra anche misura ridotta come ordine, siamo circa 240 iscritti, però liberi professionisti stamarinesi, cioè residenti in territorio, in totale fra ingegneri e architetti siamo poco più di 90. Le donne sono sia ingegneri che architetti meno di 20 che fanno la libera professione, quindi è un dato significativo anche questo. E soprattutto c'è una forbice di differenza fra architetti e ingegneri, cioè le donne hanno una percentuale più equilibrata come architetto, mentre la forbice di differenza è molto più ampia come ingegnere. Questo ci fa pensare soprattutto perché oggi come oggi nelle università italiane le iscritte sono più, il numero più alto degli iscritti. E quindi di conseguenza questo salto poi dopo nella libera professione è talmente evidente che ti pone il problema di cosa non vada. Ed è questo un po' il senso della nostra rassegna Archidesi di quest'anno. Non è di facile soluzione questo problema. Non è semplice perché alcune cose sono scontate, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno. In definitiva, ad esempio, la gravidanza stessa, che di connotazione è femminile, non possiamo dire altrimenti, è un vincolo per qualcuno che fa interrompere la professione e poi è difficile ripartire. Ad esempio ci sono delle leggi da noi a San Marino che obbligano soprattutto chi è dipendente a fare un minimo di intervallo per poi riprendere successivamente la gravidanza. E soluzioni che abbiamo pensato sono proprio queste, cioè quello eventualmente di lasciare la scelta anche per queste condizioni, cioè dovrebbe essere una cosa facoltativa per cui ogni persona decide o meno se aderire a questi ammortizzatori sociali, in questo caso della gravidanza e della maternità, e questo già potrebbe essere un primo passo. Noi come ordine il primo compito è quello di farci portatori verso la politica del problema e insieme vedere eventuali soluzioni. Come ordine da soli possiamo eventualmente guardare un discorso di sospensione degli oneri di iscrizione o quantomeno fare un qualcosa internos per aiutare le nostre professioniste a vivere meglio la doppia situazione eventualmente di professionista e di mamma, faccio per dire. E questo potrebbe essere una cosa che possiamo fare, ma lo possiamo fare nella nostra visione un po' limitata dell'ordine, perché l'ordine alla fine è un ente parastatale che però non legifera e non fa niente di questo tipo. Però già iniziare a parlarne, portare la questione alla politica, e soprattutto dalla parola alle nostre scritte, in modo tale che siano anche loro, senza filtri, a discutere con la politica, può essere una prima soluzione. Un'altra soluzione, e mi rendo conto che è difficile perché, come dicevo prima, i numeri sono ristretti, quando in un ordine come il nostro la quota femminile è così bassa, è anche difficile avere qualcuno di rappresentanza all'interno del Consiglio e degli organi istituzionali. Perché il tempo è sempre quello il problema, è il tempo a disposizione che è venuto fuori anche questi giorni, per una donna è ancora meno forse di un uomo, fra famiglia, casa e lavoro. E quindi anche dedicarsi all'ordine è molto difficile. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di avere magari un gruppo di lavoro femminile all'interno dell'ordine, se, come posso dire, qualcuno non riesce o non vuole candidarsi perché non ha tempo nel consiglio stesso, almeno fare un gruppo di lavoro che possa un po'
aprire anche le menti di chi sta in consiglio e negli altri organi istituzionali. Io adesso sto ragionando ad alta voce qui con voi, però più o meno queste possono essere le dinamiche che potremmo incontrare.